È una di quelle occasioni in cui approcciare un disco per me è stato un po' difficile. Questo è quello che ho pensato al mio primo ascolto di Paranoid Critical Method dei Blind Ride. Benvenuti o bentornati sul canale a cui ricordo di effettuare l'iscrizione nel caso fosse ancora lì, in ballo, ferma. E per scoprire musica nuova e riscoprirne di vecchia, in questo caso di nuova. I Blind Ride sono una band italiana, adesso non ricordo esattamente di dove, ma sono sotto Overdub. Allora, come ho detto, al primo ascolto mi sono trovato un po' in difficoltà. Ma dopo averlo affrontato tutto, direi che le barriere che ho riscontrato all'inizio le ho bellamente scavalcate. Io penso che questo disco metterebbe in difficoltà chiunque non abbia dimestichezza con un determinato sound che ora non si sente più molto. In realtà, cioè non lo senti nelle radio, non lo senti in giro, non senti la gente che lo ascolta. E probabilmente perché certe cose stanno venendo pian piano dimenticate. Ma ora, la domanda, che cosa fanno i Blind Ride? I Blind Ride si occupano di un sound che è un particolare connubio tra una sorta di apocalittico post-rock, l'angosciante post-punk alla Siouxsie and the Banshees, quell'acidità in pieno stile Germs e il garage rock. Da questo nasce un lavoro breve, ma che nel suo tempo limitato fa respirare un'atmosfera nervosa a tratti. Rumorosa molto e a tratti anche disturbante, da cui però non fuoriesce una miscela intollerabile. Al contrario, in nemmeno mezz'ora i Blind Ride trascinano l'ascoltatore in una dimensione strana, sicuramente ipnotica, che può far pensare ai Sonic Youth di quando in quando. Ed è interessante il fatto che tendano a usare una struttura classicamente intesa per poi trasformare il tutto in una sequenza di rumori, ma assolutamente musicali, che culminano in una Stranger to My Eyes, una canzone che ascoltandola fa un po' perdere la dimensione, fa un po' perdere le coordinate. Ma attenzione, perché è proprio questa il suo pregio. Ai Blind Ride non interessa, è evidente, essere il più fruibili possibile. Sembra, anzi, che ci tengano particolarmente allo sporco che permea nei loro pezzi. E si può apprezzare il fatto che ci sia effettivamente un metodo nella scrittura delle chitarre, quasi anomalo, direi. Cosa che dà una visione sullo spettro di questo stile musicale che da un lato è molto punk e dall'altro non lo è affatto. E questo dettaglio mi piace molto perché ascoltando questo disco da un'altra, diciamo, prospettiva, mettiamo per esempio il me di 15 anni fa che non aveva le informazioni che ho io oggi, Paranoid Critical Method potrebbe apparire come un gran casino. Insomma, quello che diceva Juno riguardo i Sonic Youth, non so se ricordate. And it sucks. It's just noise. Insomma, per farla chiara, ascoltando questo disco, all'inizio ci rimani un po' titubante, ma la sorpresa arriva quando ti rendi conto che effettivamente c'è un metodo, quello di cui parlavo prima, e il tutto diventa improvvisamente chiaro. Quindi è musica casinara, sì, veemente, pure, ma con un criterio. E io ritengo che questa cosa sia molto 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 valida e che renda il disco incredibilmente valido. Ed è soprattutto un ascolto molto interessante, appunto per questo, perché andrebbe provato sotto un aspetto diverso. Non so se avete molta esperienza come ascoltatori, provate a dimenticare tutto e ascoltare questo disco.
È strano, io l'ho affrontato in maniera un po' strana, così volevo avere un approccio diverso al disco e mi è piaciuto per questo, perché mi ha, non lo so, mi ha dato una chiave di lettura, mi ha dato due chiavi di lettura diverse e io l'ho apprezzato molto. Quindi Paranoid Critical Method dei Blind Ride è un ottimo disco che io consiglio fortemente e poi venite a dirmi cosa ne avete pensato. Bene, la mia disamina, per quanto vaga, di Paranoid Critical Method finisce qui. Io spero che il video sia stato interessante, spero che ascoltiate il disco e spero che vi piaccia. Se non vi è piaciuto, me lo dite e basta. Va bene, ok, siamo in chiusura. Ricordo che sono tutte le cose linkate qua sotto in descrizione e non mi resta che ricordarvi di effettuare l'iscrizione al canale e, tanti saluti, state bene e come sempre viva Satana!